Brescia-Milan gira attorno a questa sequenza e alla parolina che Raducioio rivolge con piglio minaccioso al guardaline Morgante. Quello che si può dire in TV, la parolina è stato un recente cavallo di battaglia del comico Paolo Rossi, non si può pronunciare sui campi di calcio. Così l'arbitro Bazzoli, meranese dunque poliglotta, dopo appena 8 minuti espelle l'unica punta biancazzurra su cui Lucescu aveva impostato tattiche e schemi e dà la svolta a tutta la partita. La parolina di 5 lettere, secondo alcuni, Raducioio l'avrebbe lanciata a mo' di generica imprecazione, secondo altri l'avrebbe fatta precedere dal sostantivo che esprime le qualità cerebrali umane, con il chiaro intento di ferire la suscettibilità intellettuale del guardaline. Per i tifosi di casa, peraltro gemellati a quelli rossoneri, giocare in 10, 82 minuti su 90 non è ammissibile, anche perché, ricordano, dopo 1 minuto e mezzo l'arbitro non aveva neppure ammonito Costacurta per questa trattenuta proprio a Raducioio. Lo stesso Milan, come per non infierire, gioca col freno a mano tirato, ma non può esimersi dall'attaccare e creare occasioni contro un super Landucci. E dopo il palo di Gullit, ecco infatti il gol decisivo del solito Massaro, oggi al fianco di un pallido Papin. A subire le contestazioni dei fedelissimi bresciani è anche il CT azzurro Sacchi e a fine gara, durante una carica delle forze dell'ordine, rimarrà ferito l'incolpevole figlio dell'ex ministro Prandini. E in ogni caso l'incontro procede a senso unico e, pur cercando d'accorciarsi più che può, la squadra di Lucescu subisce le folate orchestrate da Rijkaard con Gullit protagonista e la 51esima gara utile consecutiva rossonera. A Massaro viene anche annullata una seconda rete che lo stesso difensore negro, autore della respinta, ammetterà probabilmente valida. Massaro, quando è chiamato al lavoro, risponde sempre: un gol e mezzo. Sì, un bel gol e è un gol non visto dall'arbitro, ma può capitare. La palla era dentro, a tuo avviso, di quanto? Ma non lo so in centimetri, solo che io quando l'ho colpita nello slancio sono andato fuori, ero in linea col palo e ho visto tutta la palla varcare la linea. Ed ora Capello, il tecnico del Brescia, ricorda la vittoria a Roma di un Milan in 10, 85 minuti su 90 per l'espulsione di Baresi e spiega i motivi di alcune incertezze di oggi. Queste 2 settimane di carico di lavoro che avevamo previsto ci ha un po' appesantito le gambe.